fatti principali. Senatrice Malpezzi, conoscevo quella poesia e la conoscevo e la prego di credermi, ne condivido l'ispirazione. Vede, quando però si occupano incarichi istituzionali, bisogna passare dalle ispirazioni alle emozioni, ai valori e alla traduzione dei valori in azioni. Mi dispiace, forse non ho fatto una relazione che le ha restituito il senso di quello che ho voluto dire, ma tanto la lascerò agli atti e la reperirete anche nei resoconti stenografici. Proprio per la disperazione che noi annettiamo, insomma, al fatto di intere popolazioni mondiali sul globo, da diverse aree geografiche di altri continenti, che insomma inducono poi le famiglie a partire, le persone a partire, è proprio per quello che noi sin dall'inizio siamo in carica da 4 mesi, ho citato dei dati da record rispetto a qualsiasi governo precedente su corridoi umanitari e predisposizione di un decreto flussi. Perché vede, facendo il ministro dell'interno poi, bisogna, come le dicevo, tradurre l'ispirazione condivisibilissima, personalmente condivisa, la conoscevo già, di una bellissima espressione poetica, in una emozione, ma l'emozione in valore e il valore in un'azione concreta, perché altrimenti sono il ministro dell'interno, qualsiasi ministro, insomma, qualsiasi istituzione, insomma, se si limitasse solo a fare a fronte di telecamere, no, ad esporre il candore dei propri sentimenti, io credo quel giorno è stato detto da qualche testimone che insomma qualche cedimento credo di averlo dimostrato, ma ho pudore a fare ostentazione di quella che è la parte dei sentimenti e della considerazione della tragedia di fronte alla quale ci siamo trovati, capito? Però io credo che debba essere giudicati anche in contesti come questo per quello che farò e quello che già ho fatto. E ripeto, mi dispiace, non ho dato molto il senso, ci sono dei numeri precisi sia in termini di cose fatte sia di quella che è l'ispirazione che io condivido con il governo per quello che si farà. E quello che ho detto è proprio questo, cioè noi dobbiamo fare in modo che appunto le terre siano sempre più sicure del mare. Quindi fare quello che abbiamo detto, le azioni che stiamo cercando di fare con molta fatica, perché non ci illudiamo che siamo arrivati noi e cambiano determinate questioni di carattere anche geopolitico, che insomma affondano le radici anche in elementi storici che durano da molto tempo. Le ho citato dei dati, siamo stati in Turchia, in Tunisia, in Libia, abbiamo avviato dei percorsi, quindi chiaramente non è che si ottengono dei risultati subito, tutti improntati, è stato detto anche dal presidente Meloni, proprio una filosofia di questo tipo. Nessuno ha detto sigillatura dei confini, adesso non so, altre espressioni che sono ogni tanto vengono citate, ma proprio si è parlato di piano Mattei, si è parlato di sostegno allo sviluppo, alla cooperazione, sostegno allo sviluppo economico dei paesi. Io ho detto, però evidentemente non è stata un'affermazione che è piaciuta molto quel giorno, e a condimento di quell'espressione che invece è dispiaciuta molto, ho detto fermatevi, verremo noi a prendervi. Questo è il senso dei corridoi umanitari che noi stiamo facendo. Io, oltre a questi dati che già ho detto, ho rinnovato qualche settimana fa, prima di quell'episodio, gli accordi con Sant'Egidio per moltiplicare i corridoi umanitari. Quindi l'ho fatto a prescindere dall'emotività drammatica, che non la voglio sottovalutare, che si può provare di fronte a una tragedia di quel tipo. Ecco, però io richiamo e pretendo di essere giudicato soprattutto per, come ripeto, la catena è questa: ispirazione, emozione, valori, fatti. Perché se no, se noi dovessimo affermare, se io pretendessi di essere giudicato solo per quella che è, come dire, no, la bella espressione, l'anima candida di me stesso, che volessi in qualche modo offrire alle telecamere, al dibattito pubblico, credo che probabilmente avrei molto di più il vostro gradimento, ma non farei a fondo il mio dovere.